Ok, siamo arrivati a San Francisco, all'Istituto Italiano di Cultura, una meta che ci tenevamo di arrivare e parlare appunto con Paolo Barlera, che è il direttore dell'istituto, e spiegare un po' la nostra missione usando la bici a emissioni zero. Lungo la costa del Pacifico, Highway 1, da Portland a San Francisco, appunto in bici. E arrivare qui con un bagaglio, diciamo, tutto italiano, proprio per Masetti, per la storia che Masetti è stato il primo cicloturista italiano che ha messo piede in America per l'Expo di Chicago. Noi invece abbiamo pensato di fare un giro diverso. Chissà se un giorno magari all'America ci inviteranno anche a andare a Chicago. Comunque, ecco, viaggiano con noi Massimo Veronese, grande cultore dei Masetti, del giornale di Milano. Viaggia con noi e ci ha pregato di consegnare a lei, il direttore, un libro del cicloturista, poi una maglietta fatta apposta a Milano da un sarto locale che si è ispirato all'epoca di Masetti. Ricordiamo, nel 1893 venne in America con la bicicletta da loro, insomma, che venne definita il bicicletto. Poi anche a Gian Maria che ha seguito questa iniziativa che Massimo Veronese ci ha pregato di far arrivare a lei il libro della storia di Masetti, e la maglia sartoriale appunto costruita apposta per questa occasione da un sarto milanese. Con noi viaggia anche il presidente del consorzio di sviluppo del Polesine, proprio perché si vuole far conoscere il nostro territorio da un lato anche turistico ed economico. Ci ha tradotto delle copie da consegnare all'istituto proprio per divulgare questa missione che fece Luigi Masetti. E questo è di Angelo Zanellato, presidente del Consorzio di Sviluppo. Poi, ecco, questo molto importante per noi è un DVD del Delta del Po, da dove proveniamo noi, in inglese, e grazie appunto all'interessamento a questo viaggio che ha avuto l'ingegner Giancarlo Mantovani del consorzio Delta Po Adige, che noi per far conoscere lei, siamo un territorio sotto il livello del mare, quindi abbiamo sempre bisogno di questo ente che ci tiene sempre asciutto. Ecco, un'altra associazione che viaggia con noi moralmente è il Rotary Club, che il suo presidente Giancarlo De Grandis e il prefetto Marco Ferrari ci ha pregato di far arrivare in America, perché è molto diffusa questa associazione, e ci siamo fermati anche in un club lungo il nostro cammino a consegnare questo gagliardetto. Quindi anche qui a San Francisco ci sarà questo Rotary Club presente. Abbiamo anche alcuni dépliant del parco del Delta del Po dove abitiamo noi. Infatti abbiamo anche, come vede nel banner,
abbiamo il patrocinio del Parco del Delta del Po, che di recente è stato inserito come area MAP dell'UNESCO, quindi un valore aggiunto. E poi ecco questo, siamo molto legati a questo Gagliardetto perché è il nostro segno, il nostro simbolo di questo viaggio che le consegniamo, perché l'istatuto, la programmazione di questo viaggio, ci sta anche tutto il viaggio, e se riconosce il territorio sa quanto difficile è viaggiare in bici con un bagaglio di oltre 40 kg lungo questa costa che è bellissima ma è anche difficile. Inoltre, per ultimo, abbiamo coniato insieme ai nostri amici appunto queste 10 regole in inglese del perché usare la bicicletta. Noi andiamo per le scuole del nostro istituto e insegniamo le regole, l'educazione stradale tramite il nostro Mario che è comandante della polizia locale. Noi insegniamo a usare la bici a questi bambini come insomma si adopera il cambio, come si fa quando si buca la bicicletta, e in più facciamo anche delle escursioni lungo il Po perché si sta dimenticando appunto queste zone nostre naturali che sono bellissime. Ecco, questo è un po' la nostra missione. Vorremmo anche... esatto, sì. Prego. Prego, prego. Allora, io vi ringrazio intanto di tutti questi bellissimi regali e sono felice e onorato che abbiate scelto San Francisco come destinazione ultima del vostro percorso, perché mi dà l'opportunità di riconoscere non soltanto quella che può essere definita una piccola impresa da parte vostra, cioè ricalcando o ispirandovi al biciclettista Masetti del secolo XIX, ormai siamo due secoli dopo quasi, XXI. Quindi non solo questa impresa diciamo sportiva e culturale, ma è un'impresa, un percorso, un viaggio che porta con sé un bagaglio molto significativo, che è quello storico, di rivisitazione storica di tutta quella che è la cultura ciclistica italiana, se vogliamo, esatto. E la cultura del viaggio anche, che parte da Cristoforo Colombo, anzi addirittura prima da Marco Polo, per nominare un veneziano, esatto. No? Veneto. Molto tempo prima, insomma. Sì. Sì. Quindi l'aspetto storico e poi anche l'aspetto ecologico, che è importantissimo al giorno d'oggi, quindi emissioni zero. Mi fa particolarmente piacere che di poter dare un sostegno morale per adesso ai vostri sforzi e alle vostre iniziative. Quindi grazie ancora a tutti voi, è veramente un piacere incontrarvi, e attraverso questo video anche un ringraziamento a tutte le istituzioni che vi hanno accompagnato, Bologna, Porto Tolle, la Regione Veneto, il Parco del Delta, il Rotary Club, il WWF, Porto Viro, mi scusi, che veramente sono state, credo, ripagate della loro fiducia da questa bellissima iniziativa. Noi la ringraziamo di questo, sì. E adesso facciamo firmare il banner.